per Miss Summer Salento 2013 e andiamo a invitare sul palco le 10 concorrenti e le 3 fasciate che sono già arrivate qui con un posto in finale perché conquistato nella prima tappa del parco acquatico di Aqua Inn. Le Miss, eccole, accogliamole con un applauso. Non so se c'è musica, ma anche se non ce n'è, uscite ragazze. Se non c'è musica, c'è però la musica, visto? C'è la musica, c'è. Number one, number two, ma come non number three, accorgi di quanto number four, sia meraviglioso, number five, number six, number seven, il tuo dolore, number eight, potrà apparire poi, number nine, meraviglioso, number ten. Le 10 in gara e le 3 Miss già reduci dalla battaglia di Aqua Inn. Ecco che Miss Eleganza, parco acquatico Aqua Inn, Miss Bikini nella tappa di Aqua Inn e la Miss Aqua Inn, eccola qui, la nostra Marzia. E allora, Chiara, noi prendiamo il posto, almeno io immeritatamente, in mezzo a queste bellezze, tu ti trovi già a tuo agio. E vorrei qui accanto a noi per la premiazione il presidente del COVCA, l'avvocato Noia Di Chiaia, e vorrei anche la signora Maria Grazia Marraffa con la sua collaboratrice. Se ci raggiungono subito andiamo a chiudere questa splendida serata. Noi impalliamo, però voi avete già la fascia, dai, cioè, ci sono problemi. Interessante che adesso scopriamo insieme chi sono. Allora, mi hanno detto che abbiamo, anzi mi hanno detto, ho già qui i risultati, lo sapete che ho già qui i risultati? Lo sapevate? Presidente? C'è la clac, il presidente. Benvenuto, presidente. Prego, allora, diamo un microfono un attimo al presidente perché così gli strappiamo un giudizio. Beh, insomma, tanta bellezza, tanto varietà, tanto spettacolo questa sera, vero? Beh, inebriato dalla bellezza di queste ragazze non posso che complimentarmi con tutti gli organizzatori e spero che abbiate passato una bella serata, rallegrata da tanti spettacoli, da tante... oltre che bellezze, anche da tante persone che professionalmente svolgono questo lavoro. Grazie a tutti. Sì, e quello che ha detto il presidente, ecco, vorrei che lo sottolineaste voi con un applauso. Cioè, è stata una bella serata, sì o no? Sì, 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 sì. Sono convinti. La signora Marraffa ci raggiunge? Ecco la signora Marraffa, ecco la sua, perfetto. Anche a lei, qui c'è stato da lavorare per truccare, però insomma c'era già del materiale, vero? Lavoro, esattamente, insomma. Quindi è stato un lavoro, come dire, intanto piacevole come sempre. E sì, prego, mi chiedo scusa. Sì, devo, intanto chiedo scusa per la voce, purtroppo. Perché le ha sgridate prima, no? No, è il tempo che me la pensavo le avesse sgridate. Queste ragazze, intanto voglio dire, sono meravigliose di loro, non hanno bisogno di nulla, noi abbiamo veramente fatto quel poco che basta, veramente. Che dirvi, grazie di avermi dato questa opportunità. Noi siamo qui, siamo un centro estetico, anche parrucchiere, e trattiamo anche la medicina naturale, abbiamo vari collaboratori, quale l'osteopata, medico chirurgo plastico, abbiamo vari consulenti. E siete siamo qui in piazzetta, vero? Siamo proprio qui nella piazzetta grande. Niente che dirvi, io vi ringrazio ancora, ripeto, per avermi dato questa opportunità e vi attendo, sperando tutti. Chi vuole, come dire, insomma, darsi un tocco, che dice, presidente, sempre fa sempre bene. Un altro ringraziamento all'altro main sponsor, che è Rocco Colucci, dico bene, Colucci, altrimenti mi sgrida poi se lo chiamo diversamente, di RC, che vende le ville, la villa senza spese. Però chi acquista paga, immagino. Mi auguro sì anche io per lui. Dunque, da aggiungere qualcosa a quello che ha detto la direttrice? Conferma, sottolinea, perfetto, prego. Io ho dimenticato, ma abbiamo anche un parrucchiere quest'anno, ed è la signora Brigida Carlucci. Ecco, allora sottolineiamo, ma facciamo sapere chi è lei. Perfetto. E allora, la fascia è già nelle mani del presidente. Lei è abituato a fasciare le Miss? Sì, tutti i giorni, e per mestiere fa quello, avvocato che insomma fascia le Miss. Allora, vi dicevo, intanto prepariamo, non so se c'è una musichetta bella di quelle da far, come dire, non lo so, vabbè, fate voi. Anche meraviglioso va bene, perché figurati. Mi dicono che c'è una fascia da, infatti ce n'è soltanto una, perché comunque Miss Summer Salento cala di Rosa Marina ed è chi vince questa tappa. Ma ci sono sei ragazze, comprese la fasciata, che vanno diritte in finale, quindi sei di voi saranno
quelle che accompagneranno le tre signorine già che sono pronte per la finale. Siamo, quel numero c'hai tu? Due, però per farlo vedere più che altro. E allora, Presidente, ecco, rimani là, Presidente, poi c'è anche la parrucchierina, no? Andiamo. Stavo per perdere il foglio delle miss. Non sbirciare, tu mi metto qui, va? Chiara, coprimi le spalle, queste sbirciano. La sesta in graduatoria, cominciamo da giù per arrivare fino alla fascia, quindi la fascia ancora non c'è tempo, Presidente, c'è tempo. La numero uno è in finale, Marika Manno, eccola qui. Con... è lo scooter che ancora fa rumore. No, volevo farvi notare, posso, no? Tanto, insomma, questo è il reduce da un infortunio serio. Ieri è successo, vero? Sì. Vabbè, comunque. Però intanto sei in finale, quindi adesso mi raccomando. Certo. No, mi raccomando, non prendere più lo scooter, perché fino alla finale dobbiamo arrivarci sani e salvi. Quindi la prima finalista è Marika Manno, numero uno. Insieme a lei, si puoi tornare di là, poi magari facciamo dopo la foto delle sei finaliste. Insieme a lei, in finale, con il numero 7, Chiara Macchia. Eccola! Numero 7, anche tu in finale, una finale che si svolgerà ad agosto, non sappiamo ancora precisamente dove, forse torneremo da qui, forse, non lo so, però insomma è tutto da scoprire, ci sono intanto altre tappe. Per svelare la prossima finalista andiamo da, dunque, lì come stanno, 1, 2, 3, 5, 6, sono mischiate, dove sta questa qui? La numero, non la vedo più, se n'è andata. Ah, è qui. La numero 9, Noemi Albano, eccola qui. Anche lei in finale, stiamo salendo sempre più su. Andiamo alla quarta finalista, poi ci sarà la quinta e la sesta è quella che indosserà la fascia. La quarta finalista è la numero... Non li vedo più questi numeri, ma dove sono andati? Tu che sbita? Numero 1 c'è? Ce l'ha girato, ecco qui. Numero 4, Sara Papadia, ecco. Per forza non lo vedevo, era girato. Anche lei finalista. E poi la penultima, Presidente, pronti per fasciare, la penultima ha con sé il numero, è qui, numero 10, Claudia Colitti, vero? Dico bene, perfetto, ecco qui la numero 10. E allora direi facciamo una cosa, le 5 che ho chiamato, riuscite a mettervi qui? Sì, così diamo subito idea delle 5 finaliste, scusami. Perfetto, manca la sesta, e la sesta è praticamente quella che vince la tappa di Cala di Rosa Marina. Quindi siamo quasi all'orario di Cenerentola, quindi tra un po' voi correrete via, ma non per andare al castello, chissà dove vanno. E vince la tappa di Cala di Rosa Marina, non mi arriva nessuna musichetta così abbastanza, un We Are the Champions, non siamo i migliori del mondo, sono la più bella di questa terra, sono la canto. Chiara, tu sai cantare qualcosa? No? No, non canto. Presidente, lei sa cantare qua? Posso strapparle un canto? No. Vabbè, esce qualcosa però. Ecco, un po' di suspense. Carichiamo di pathos, carichiamo di attesa. Io mi avvicino al presidente perché c'ha lui la fascia, quindi devo indirizzarlo subito verso la numero 8, Maria Antonietta Zizza. Dov'è? Eccola lì! Miss Summer Salento, Cala di Rosa Marina, e il presidente adesso alla prova della fascia. Perfetto, ne ha fatte sicuramente 25.000 di premiazioni e di consegne. Presidente, allora. Complimenti, ma complimenti a tutte, perché devo dire che per la giuria sarà stato difficilissimo, perché sono tutte bellissime, e un complimento ovviamente a chi ha vinto, ma tutte le altre sono allo stesso livello. Bene, allora le foto, stiamo scattando le foto, sì, Luciano, mi raccomando. Allora, la Miss Cala Rosa Marina, le altre 5 con lei raggiungono la finale. Per le altre ragazze ci sono altre tappe, mi raccomando, non ci lasciate. Miss Summer Salento, il concorso che è capitanato da Marcello Altomare, proseguirà prossimamente. Un'altra tappa, non so, è prevista però, credo, a Gallipoli, credo. E comunque animerà le serate così come abbiamo animato questa di Cala di Rosa Marina, preludio d'estate, che è stato un bel inizio, credo, della estate che si preannuncia davvero divertente. Grazie a Chiara che mi ha collaborato. Grazie. E complimenti a Francesco Altomare, sempre dietro le quinte, ma è lui che ha organizzato un po' tutto. Facciamogli un applauso a Francesco, non compare mai, però vi posso assicurare. Un saluto anche a Rebecca di là, insomma, e tutti gli altri collaboratori. Grazie, è stato un piacere essere qui con voi. Chissà che non ci si vede ancora. Buonanotte a tutti, alla prossima! It's coming to us.
per Miss Summer Salento 2013 e andiamo a invitare sul palco le 10 concorrenti e le 3 fasciate che sono già arrivate qui con un posto in finale perché conquistato nella prima tappa del parco acquatico di Acquain. Le Miss, eccole, accogliamole con un applauso. Non so se c'è musica, ma anche se non ce n'è, uscite ragazze. Se non c'è musica, c'è però la musica, visto? C'è. C'è la musica, c'è. Number one. Number two. Ma come non number ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso. Number five. Number six. Number seven. Perfino il tuo dolore. Number eight. Potrà apparire poi. Number nine. Meraviglioso. Number ten. Le 10 in gara e le 3 Miss già reduci dalla battaglia di Acquain. Ecco che Miss Eleganza, parco acquatico Acquain, Miss Bikini della tappa di Acquain e la Miss Acquain, eccola qui, la nostra Marzia. E allora, Chiara, noi prendiamo il posto, almeno io immeritatamente, in mezzo a queste bellezze, tu ti trovi già a tuo agio. E vorrei qui accanto a noi per la premiazione il presidente del COVCA, l'avvocato Noia Di Chiaia, e vorrei anche la signora Maria Grazia Marraffa con la sua collaboratrice. Se ci raggiungono subito andiamo a chiudere questa splendida serata. Noi impalliamo, però voi avete già la fascia, dai, cioè, ci sono problemi. Interessante che adesso scopriamo insieme chi sono. Allora, mi hanno detto che abbiamo, anzi mi hanno detto, ho già qui i risultati, lo sapete che ho già qui i risultati? Lo sapevate? Presidente? C'è la clacca il presidente. Benvenuto presidente. Prego, allora, diamo un microfono un attimo al presidente perché così gli strappiamo un giudizio. Insomma, tanta bellezza, tanto varietà, tanto spettacolo questa sera, vero? Beh, inebriato dalla bellezza di queste ragazze e non posso che complimentarmi con tutti gli organizzatori e spero che abbiate passato una bella serata, rallegrata da tanti spettacoli, da tante... oltre che bellezze anche da tante persone che professionalmente svolgono questo lavoro. Grazie a tutti. Sì, è quello che ha detto il presidente, ecco, vorrei che lo sottolineaste voi con un applauso. Cioè, è stata una bella serata, sì o no? Sì, 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 sì. Sono convinti. La signora Marraffa ci raggiunge? Ecco la signora Marraffa, ecco la sua, perfetto. Anche a lei, qui c'è stato da lavorare per truccare, però insomma c'era già del materiale, vero? Lavoro, esattamente, insomma. Quindi è stato un lavoro, come dire, intanto piacevole come sempre. Sì, prego, mi sono... scusa. Sì, devo intanto chiedo scusa per la voce, purtroppo. Perché le ha sgridate prima, no? No, è il tempo che me la pensavo le avesse sgridate. Queste ragazze, intanto voglio dire, sono meravigliose di loro, non hanno bisogno di nulla. Noi abbiamo veramente fatto quel poco che basta, veramente. Che dirvi, grazie di avermi dato questa opportunità. Noi siamo qui, siamo un centro estetico, anche parrucchiere, e trattiamo anche la medicina naturale, abbiamo vari collaboratori, quale l'osteopata, medico chirurgo plastico, abbiamo vari consulenti. E siete siamo qui in piazzetta, qui, vero? Siamo proprio qui nella piazzetta grande. Niente, che dirvi, io vi ringrazio ancora, ripeto, per avermi dato questa opportunità e vi attendo, sperando tutti. Chi vuole, come dire, insomma, darsi un tocco, che dice, presidente, sempre, fa sempre bene. Un altro ringraziamento all'altro main sponsor, che è Rocco Colucci, dico bene, Colucci, altrimenti mi sgrida poi se lo chiamo diversamente, DRC, che vende le ville, la villa senza spese. Però chi acquista paga, immagino. Mi auguro sì anche io per lui. Dunque, da aggiungere qualcosa a quello che ha detto la direttrice? Confermo qui, no? Tutto. Conferma, sottolinea, perfetto, prego. Io ho dimenticato, ma abbiamo anche un parrucchiere quest'anno, ed è la signora Brigida Carlucci. Ecco, allora sottolineiamo, ma facciamo sapere chi è lei, perfetto. E allora, la fascia, è già nelle mani del presidente. Lei è abituato a fasciare le Miss? Sì, tutti i giorni, e per mestiere fa quello, avvocato che insomma fascia le Miss. Allora, vi dicevo, intanto prepariamo, non so se c'è una musichetta bella di quelle da far, come dire, non lo so, vabbè, fate voi. Anche meraviglioso va bene, perché figurati. Mi dicono che c'è una fascia da, infatti ce n'è soltanto una, perché comunque Miss Summer Salento cala di Rosa Marina ed è chi vince questa tappa. Ma ci sono sei ragazze, comprese la fasciata, che vanno diritte in finale, quindi sei di voi saranno
quelle che accompagneranno le tre signorine già che sono pronte per la finale. Siamo, quel numero c'hai tu? Due, però per farlo vedere più che altro. E allora, presidente, ecco, rimani là, presidente, poi c'è anche la parrucchierina, no? Andiamo. Stavo per perdere il foglio delle miss. Non sbirciare, tu mi metto qui, va? Chiara, coprimi le spalle, queste sbirciano. La sesta in graduatoria, cominciamo da giù per arrivare fino alla fascia, quindi la fascia ancora non c'è tempo, presidente, c'è tempo. La numero uno è in finale, Marika Manno, eccola qui. È lo scooter che ancora fa rumore. No, volevo farvi notare, posso, no? Tanto, insomma, questo è il reduce da un infortunio serio. Ieri è successo, vero? Sì. Vabbè, comunque. Però intanto sei in finale, quindi adesso mi raccomando. Certo. No, mi raccomando, non prendere più lo scooter, perché fino alla finale dobbiamo arrivarci sani e salvi. Quindi la prima finalista è Marika Manno, numero uno. Insieme a lei, si puoi tornare di là, poi magari facciamo dopo la foto delle sei finaliste. Insieme a lei, in finale, con il numero 7, Chiara Macchia. Eccola! Numero 7, anche tu in finale, una finale che si svolgerà ad agosto, non sappiamo ancora precisamente dove, forse torneremo da qui, forse, non lo so, però insomma è tutto da scoprire, ci sono intanto altre tappe. Per svelare la prossima finalista andiamo da, dunque, lì come stanno, 1, 2, 3, 5, 6, sono mischiate, dove sta questa qui? La numero, non la vedo più, se n'è andata. Ah, è qui. La numero 9, Noemi Albano, eccola qui. Anche lei in finale, stiamo salendo sempre più su. Andiamo alla quarta finalista, poi ci sarà la quinta e la sesta, è quella che indosserà la fascia. La quarta finalista è la numero... Non li vedo più questi numeri, ma dove sono andati? Tu che sbitta? Numero 1 c'è? Ce l'ha girato, ecco qui. Numero 4, Sara Papadia, ecco. Per forza non lo vedevo, era girato. Anche lei finalista. E poi la penultima, presidente, pronti per fasciare, la penultima ha con sé il numero, è qui, numero 10, Claudia Colitti, vero? Dico bene, perfetto, ecco qui la numero 10. E allora direi facciamo una cosa, le 5 che ho chiamato, riuscite a mettervi qui? Sì, così diamo subito idea delle 5 finaliste, scusami, perfetto, manca la sesta, e la sesta è praticamente quella che vince la tappa di Cala di Rosa Marina, quindi siamo quasi all'orario di Cenerentola, quindi tra un po' voi correrete via, ma non per andare al castello chissà dove vanno. E vince la tappa di Cala di Rosa Marina, non mi arriva nessuna musichetta così abbastanza, un We Are the Champions, non siamo i migliori del mondo, sono la più bella di questa terra, sono la canto. Chiara, tu sai cantare qualcosa? No? No, 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 non canto. Presidente, lei sa cantare qua? Posso strapparle un canto? No. Vabbè, esce qualcosa però. Ecco, un po' di suspense. Carichiamo di pathos, carichiamo di attesa. Io mi avvicino al presidente perché c'ha lui la fascia, quindi devo indirizzarlo subito verso la numero 8, Maria Antonietta Zizza. Dov'è? Eccola lì! Miss Summer Salento, Cala di Rosa Marina. E il presidente adesso alla prova della fascia. Perfetto, ne ha fatte sicuramente 25.000 di premiazioni e di consegne. Presidente, allora. Complimenti, ma complimenti a tutte, perché devo dire che per la giuria sarà stato difficilissimo, perché sono tutte bellissime, e un complimento ovviamente a chi ha vinto, ma tutte le altre sono allo stesso livello. Bene, allora la foto, stiamo scattando le foto, sì, Luciano, mi raccomando. Allora la Miss Cala Rosa Marina, le altre 5 con lei raggiungono la finale. Per le altre ragazze ci sono altre tappe, mi raccomando, non ci lasciate. Miss Summer Salento, il concorso che è capitanato a Marcello Altomare, proseguirà prossimamente, un'altra tappa non so, è prevista però credo a Gallipoli, credo, e comunque animerà le serate così come abbiamo animato questa di Cala di Rosa Marina, preludio d'estate che è stato un bel inizio, credo, dell'estate che si preannuncia davvero divertente. Grazie a Chiara che mi ha collaborato. Grazie. E complimenti a Francesco Altomare, sempre dietro le quinte, ma è lui che ha organizzato un po' tutto, eh. Facciamogli un applauso a Francesco, non compare mai, però vi posso assicurare. Un saluto anche a Rebecca di là, insomma, e tutti gli altri collaboratori. Grazie, è stato un piacere essere qui con voi. Chissà che non ci si vede ancora. Buonanotte a tutti, alla prossima!